Cari amici di Radio Domina Nostra, sia lodato Gesù Cristo. Inizio la meditazione di questa sera raccontandovi un episodio accaduto alcuni anni fa. Durante una riunione era presente un signore che è un modernista, un supermodernista, di quelli cristianesimo alla Heidi, ti sorridono i monti, quelli che dicono Cristo è morto per i nostri peccati, siamo tutti salvi, alleluia, ogni uomo è mio fratello purché stia lontano dall'uscio di casa mia, e via dicendo, questo tipo di cristianesimo. Questo parlava pomposamente sulla salvezza. Ad un certo punto io gli chiesi: ma Gesù Cristo da che cosa ci ha salvato? Quest'uomo andò in pallone, cominciò a balbettare: ci ha salvato, da che cosa ci ha salvato? Scusami, noi lo chiamiamo Salvatore, ma da che cosa ci ha salvato Gesù? Ci ha salvati dalle tenebre? No, non ci ha salvati dalle tenebre, ci ha salvati dall'egoismo. Insomma, quest'uomo era come un pugile alle corde, e io ero lì che lo incalzavo come un dentista che dice al paziente: apri la bocca, dimmi da che cosa ci ha salvati Gesù. Non ci fu verso di fargli dire quella parola che invece doveva dire: Gesù ci ha salvati dall'inferno. Per salvarci dall'inferno il Figlio di Dio è disceso dal cielo, si è fatto uccidere dagli uomini, ha sopportato tutte le sevizie, tutte le umiliazioni, per salvarci da questa realtà terribile di cui Gesù stesso parla nel Vangelo. Se noi mettiamo da parte l'ideologia che purtroppo avvelena le anime e cominciamo a scorrere il Vangelo, una pagina sì e una pagina no, Gesù parla sempre dell'inferno. Lo chiama in modi diversi: la Geenna, Lazzaro ha pianto e stridore di denti, in ogni pagina del Vangelo si parla dell'inferno. E io voglio iniziare, prima di entrare nella lettura dell'opuscolo, voglio leggervi il racconto di una santa, Santa Teresa d'Avila, che morì nel 1582. Santa Teresa d'Avila è una di quei santi che hanno avuto da Dio il dono di vedere l'inferno. Santa Teresa d'Avila, Santa Veronica Giuliani, una suora che si chiamava Josefa Menendez, Santa Faustina Kowalska, i pastorelli di Fatima. Ognuno racconta questa visione. Io ho preferito prendere il racconto di Santa Teresa d'Avila, che tra l'altro nel 1970 da Papa Paolo VI fu proclamata dottore della Chiesa. E quindi quando la Chiesa dà questo titolo a qualcuno è come se si riconoscesse nel suo insegnamento. Quindi quello che scrive o quello che dice un dottore della Chiesa è come se fosse magistero della Chiesa. E allora vi leggo il racconto di Santa Teresa d'Avila. Capii che il Signore voleva farmi vedere il luogo che lì i demoni mi avevano preparato e che io avevo meritato per i miei peccati. Tale visione durò un brevissimo spazio di tempo, ma anche se vivessi molti anni, mi sembra che non potrei mai dimenticarla. L'entrata mi pareva come un vicolo assai lungo e stretto, come un forno molto basso, scuro e angusto. Il suolo, una melma piena di sudiciume e di un odore pestilenziale, in cui si muoveva una quantità di rettili schifosi. Nella parete di fondo vi era una cavità a modo di un armadietto incassato nel muro, dove mi sentii rinchiudere in uno spazio assai ristretto. Ma tutto questo era uno spettacolo financo piacevole in confronto a quello che qui ebbi a soffrire. Ciò che ho detto comunque è mal descritto. Quello che sto per dire però mi pare che non si possa neanche tentare di descriverlo, né si possa intendere.
sentivo nell'anima un fuoco di tale violenza che io non so come poterlo dire. Il corpo era tormentato da così intollerabili dolori che, pur avendone sofferti in questa vita di assai gravi, anzi, a quanto dicono i medici, dei più gravi che in terra si possano soffrire, perché i miei nervi si erano tutti rattrappiti quando rimasi paralizzata, senza dire dei molti altri di vario genere che ho avuto, alcuni dei quali, come ho detto, causati dal demonio, ebbene tutto è nulla in paragone di quello che ho sofferto lì allora. Tanto più al pensiero che sarebbero stati tormenti senza fine e senza tregua. Eppure anche questo non era nulla in confronto al tormento dell'anima. Un'oppressione, un'angoscia, una tristezza così profonda, un così accorato e disperato dolore che non so come esprimerlo. Dire che è come un sentirsi continuamente strappare l'anima è poco, perché morendo sembra che altri ponga fine alla nostra vita, ma qui è la stessa anima a farsi a pezzi. Io non so proprio come descrivere quel fuoco interno e quella disperazione che esasperava così orribili tormenti e così gravi sofferenze. Io non vedevo chi me li procurasse, ma mi pareva di sentire bruciare e dilacerare. Ripeto però che il peggior supplizio era dato da quel fuoco e da quella disperazione interiore. Stavo in un luogo pestilenziale, senza alcuna speranza di conforto, senza la possibilità di sedermi o stendere le membra, chiusa com'ero in quella specie di buco scavato nel muro. Le stesse pareti, orribili a vedersi, mi gravavano addosso dandomi un senso di soffocamento. Non c'era luce, ma tenebre fittissime. Io non capivo come potesse avvenire questo, che pur non essendoci luce si vedesse ugualmente ciò che poteva dare pena alla vista. Il Signore allora non volle mostrarmi altro dell'inferno. In seguito però ho avuto una visione di cose spaventose, tra cui il castigo di alcuni visi. Al vederli mi sembravano ben più terribili, ma siccome non ne provavo la sofferenza, non mi facevano tanta paura, mentre in questa prima visione il Signore volle che io sentissi davvero nello spirito quelle angosce e afflizioni, come se le patissi nel corpo. Non so come questo sia avvenuto, ma mi resi ben conto che era per effetto di una grande grazia e che il Signore voleva farmi vedere con i miei occhi da dove la sua misericordia mi aveva liberato. Sentire parlare dell'inferno è niente, come è niente il fatto che io abbia alcune volte meditato sui diversi tormenti che procura, anche se poche volte, perché la via del timore non è fatta per la mia anima, e con cui i demoni torturano i dannati. Non è niente, ripeto, di fronte a questa pena, che è ben altra cosa. C'è la stessa differenza che passa tra un ritratto e la realtà. Bruciarsi nel nostro fuoco è ben poca cosa in confronto al tormento del fuoco infernale. Rimasi assai spaventata, e lo sono tuttora mentre scrivo, benché siano passati quasi 6 anni, tanto da sentirmi agghiacciare dal terrore qui stesso, dove sono. Così non c'è una volta in cui sia afflitta da qualche travaglio o dolore che non mi sembri una sciocchezza tutto quello che si può soffrire qua giù, convinta che, in parte, ci lamentiamo senza motivo. Torno pertanto a dire che è questa una delle maggiori grazie che il Signore mi ha fatto, perché mi ha aiutato moltissimo, sia per non temere più le tribolazioni e le contraddizioni di questa vita, sia per sforzarmi a sopportarle e ringraziare il Signore di avermi liberato, come ora mi pare, da mali così terribili ed eterni. Questa visione mi procurò anche una grandissima pena al pensiero delle molte anime che si dannano, specialmente quelle dei luterani,
che per il battesimo erano già membri della Chiesa, e un vivo impulso di riuscire loro utile, essendo, credo, fuor di dubbio, che per liberarne una sola da quei tremendi tormenti sarei disposta ad affrontare mille morti assai di buon grado. Ecco, questo è il racconto di Santa Teresa d'Avila, dottore della Chiesa, che racconta appunto la sua esperienza, ciò che vide nell'inferno. Le descrizioni degli altri santi che vi ho nominato poc'anzi, più o meno, ecco, sono le stesse, ognuno poi descrive con le sue parole, con i suoi sentimenti, con le sue emozioni, però i racconti sono uguali. E allora, che cosa è l'inferno? L'inferno, dice il Catechismo, è il patimento eterno che deriva dalla privazione di Dio, nostra felicità, e dal fuoco, con ogni altro male, senza alcun bene. Siamo obbligati a credere nell'esistenza dell'inferno? Sì, siamo obbligati, perché l'esistenza dell'inferno è un dogma di fede, per cui chi non crede nell'esistenza dell'inferno è al di fuori della fede cattolica. Quindi questo mi sembra molto importante e voglio ripeterlo. Chi non crede nell'esistenza dell'inferno è al di fuori della fede cattolica. La maggior parte delle anime che sono nell'inferno, diceva Santa Faustina Kowalska nella sua descrizione, la maggior parte delle anime che sono all'inferno non credevano nella sua esistenza. Chi va all'inferno? All'inferno vanno i cattivi che non servono Dio e muoiono in peccato mortale. Perché esiste l'inferno? L'inferno esiste perché Dio, oltre che misericordioso, è anche giusto e darà ad ogni uomo il premio o il castigo per le azioni da lui compiute. Ciò avverrà nell'istante della morte, quando l'anima si separa dal corpo, viene inondata da una luce abbagliante e vede distintamente tutte le opere compiute che riemergono per essere giudicate da Dio. Tutto ciò che uno ha compiuto nella sua vita riemerge in quel momento. Anche a noi capita di ripensare all'improvviso cose che abbiamo fatto nella nostra fanciullezza, cose di 20, 30, 40 anni fa. Ecco, riemerge tutto, perché la nostra anima è come un computer nel quale non si cancella nulla di ciò che viene fatto. Quanto dura l'inferno? L'inferno è eterno, cioè non avrà mai fine, poiché l'offesa a Dio, quando è ostinata e non viene seguita dal pentimento, merita un castigo infinito. Nell'inferno, tuttavia, questo è un pensiero di San Tommaso d'Aquino molto profondo, nell'inferno non c'è la vera eternità, che è pienezza del tempo, ma un tempo lentissimo e atroce che non finirà mai. Come quando siamo a scuola ad ascoltare una lezione che non ci piace. Il tempo non scorre mai, è lentissimo. Ecco, nell'inferno c'è questo tempo lentissimo e atroce che non finirà mai. Alcuni hanno visto l'inferno, ne parlavamo poc'anzi. A molti santi Dio ha voluto mostrare l'inferno. Santa Teresa d'Avila, di cui abbiamo letto il racconto, Santa Veronica Giuliani, i Pastorelli di Fatima, Santa Faustina Kowalska. La visione è terrificante, un mare di fuoco dove i demoni e le anime dei dannati, simili a scintille infuocate, vengono trascinate in alto dalle fiamme e lasciate ricadere giù da ogni parte, fra indicibili grida, bestemmie e lamenti di disperazione. Nessuna cosa sulla terra può esservi paragonata. La settima domanda è quella che, come dire, sorge spontanea. Se Dio è buono, perché manda alcune anime all'inferno? Nessun uomo può essere collocato di peso davanti a Dio indipendentemente dalla sua volontà. Chi nella sua vita non ha mai cercato Dio non lo troverà morendo.
Chi ha rifiutato la sua misericordia troverà la sua giustizia. Dio fa di tutto per salvarci, ma non può costringerci. Non è Dio che manda all'inferno, ma è l'uomo che ci va con la sua volontà, rimanendo ostinatamente nel peccato mortale. È l'anima che fugge lontano da Dio, vedendo l'orrore dei suoi peccati. Quali sono le pene dell'inferno? Le pene dell'inferno sono cinque. La prima è la pena del danno, cioè la privazione della visione di Dio. La seconda è la pena del senso, cioè il fuoco che tormenta l'anima e anche il corpo dopo la resurrezione della carne. Terzo, il buio, perché l'inferno è un luogo tenebroso dove però le anime umane, i demoni, possono vedersi tra di loro e ciò accresce il loro castigo. Quarto, la disperazione, che deriva dalla consapevolezza che quegli atroci tormenti non avranno mai fine. Quinto, il fetore, le urla, le bestemmie, l'odio verso se stessi, verso le altre anime, verso i demoni e soprattutto l'odio verso Dio. Il fuoco dell'inferno è realmente materiale? Sì, il fuoco dell'inferno è realmente materiale. Qui un'altra domanda sorge spontanea. Come può il fuoco materiale tormentare l'anima che è spirituale? Alcuni hanno affermato che l'anima, essendo incorporea, non può patire l'azione del fuoco fisico, come nel caso delle anime dannate. Ma questo è falso. Infatti, se una sostanza spirituale viene legata a un corpo, ciò non dipende dalla capacità del corpo di vincolare a sé la sostanza spirituale, ma dipende dalla capacità di un essere superiore, che è Dio, che determina questo legame. Ora, se è vero che l'anima incorporea ha potuto essere racchiusa nelle membra di un corpo materiale, è evidente che nulla impedisce che la stessa anima possa essere tormentata dal fuoco materiale, che agisce in quanto strumento della divina giustizia. D'altra parte, uno strumento agisce non soltanto secondo le proprie caratteristiche, ma anche secondo la volontà del soggetto che lo utilizza, come per esempio una penna può essere utilizzata per scrivere oppure per disegnare. Perciò, sebbene il fuoco di suo non possa bruciare ciò che è spirituale, tuttavia riceve tale capacità per il fatto che la sua azione viene appunto regolata dall'ordine della divina giustizia. Poiché l'anima pecca aderendo alle cose corporali, è conforme alla divina sapienza che mediante le cose corporali venga punita. Quindi quando qualcuno vi dice: ah, ma non è impossibile che il fuoco materiale tormenti l'anima che è spirituale, tutto questo non è assolutamente vero. È possibile. Come è possibile, riepilogando un po' la risposta di questa domanda, come è possibile che Dio abbia legato l'anima che è spirituale al nostro corpo materiale, così è possibile che Dio punisca l'anima attraverso l'azione del fuoco materiale. È lo stesso tipo di fuoco che noi conosciamo? Sì, il fuoco dell'inferno, quanto alla sua natura di fuoco, è identico al nostro fuoco. Esso tuttavia non ha bisogno di accensione o di alimentazione, essendo, come dicevamo, strumento della giustizia divina. Che differenza c'è tra il fuoco del purgatorio e il fuoco dell'inferno? Il fuoco del purgatorio serve a purificare l'anima, mentre il fuoco dell'inferno, che è molto più violento, serve a tormentarla e castigarla. Nella domanda numero 13 facciamo un'ipotesi. Se Dio, per ipotesi impossibile, decidesse di perdonare i dannati, questi che cosa farebbero? I dannati rifiuterebbero il perdono,
tanto grande è il loro odio e la loro ostinazione, per cui essi non vogliono assolutamente pentirsi, perché in loro non c'è più capacità di pentimento. Stando nell'inferno, i dannati desiderano la dannazione di amici e parenti che ancora vivono sulla terra? Come in paradiso tra i beati c'è la più perfetta carità, così tra i dannati c'è un odio perfettissimo. In loro non rimane nessuna traccia di amore, per cui essi vogliono che tutti gli uomini siano dannati, anche i loro parenti ed amici. Tuttavia essi avranno meno odio per i propri congiunti che per tutti gli altri. Ecco perché il ricco Epulone chiese che i suoi fratelli scampassero alla dannazione, oppure egli, come si aspettava il conforto di una goccia d'acqua, così pensava ignorantemente che i suoi fratelli, scampando alla dannazione, lo avrebbero poi tirato fuori da quel luogo. Ricordate quando nella parabola del ricco Epulone, il ricco Epulone dice ad Abramo, dice, manda qualcuno dai miei fratelli, ditegli che per... Ecco, è chiaro che chi è nell'inferno desidera la dannazione di tutti. È probabile che nel racconto di quella parabola il ricco Epulone, che ignorantemente pensava di poter essere confortato da una goccia d'acqua, dice una cosa assolutamente stupida il ricco Epulone, manda Lazzaro a intingere nell'acqua la punta del dito e bagnarmi questa lingua. Quindi come era stupido nel desiderare una cosa del genere, così, ecco, stupidamente il ricco Epulone pensa probabilmente che scampando i suoi fratelli al fuoco della dannazione lo avrebbero potuto tirar fuori. Nei dannati c'è odio verso Dio. Dio può essere percepito in due modi. Primo, in se stesso, come accade ai beati, i quali già lo vedono. Secondo, nei suoi effetti, come capita a noi che percepiamo la sua presenza attraverso il creato e l'ordine delle cose, oppure come capita ai dannati, i quali subiscono il suo tremendo castigo. Perciò chi vede Dio non può odiarlo, essendo egli l'amore perfettissimo. Chi non lo vede invece può odiarlo, come accade a molti uomini in questo mondo e ai dannati che subiscono il suo castigo e hanno odio verso di lui. Quindi nei dannati c'è odio verso Dio, come è possibile che ci sia odio verso Dio negli uomini che vivono sulla terra e che, appunto, non vedendo Dio, possono odiarlo, mentre chi vede Dio, essendo Dio l'amore perfettissimo, Dio può essere soltanto amato. Nei dannati c'è il ricordo della vita passata. Sì. Nei dannati c'è il ricordo della loro vita passata, essi pensano continuamente al male commesso per cui si sono dannati e ai beni celesti che hanno perduto. Una volta a un sacerdote capitò un'esperienza molto forte. Fu chiamato al capezzale di un mafioso che aveva fatto tanto male nella sua vita. Questo sacerdote cominciò a pregare, a parlare con lui, cominciò a ripetere litanie dei santi. Ad un certo punto questo mafioso, che era ormai in punto di morte, cominciò a gridare e a dire, lo diceva in siciliano, io lo traduco in italiano, andatevene, andatevene, che cosa siete venuti a fare? Voi non sapete chi sono io, andatevene, ma era proprio, gridava, era disperato, si girava per evitare la vista di queste entità che solo lui vedeva, e poi si girava dall'altro lato, proprio perché, come se volesse sfuggire a queste entità mostruose che lo tormentavano. Andatevene, andatevene. Ed è morto così, urlando, andatevene, andatevene. È morto proprio disperato. I dannati pensano a Dio. I dannati pensano continuamente a Dio, autore del loro castigo. I dannati vedono la gloria dei beati. Prima del giudizio universale, i dannati vedono da lontano la felicità dei beati,
non però in un modo tale da conoscere la loro gloria, ma solo in modo da sapere che essi vivono una felicità inestimabile, mentre loro sono nella disperazione. Invece, dopo il giorno del giudizio universale, essi saranno privati del tutto di tale visione e soffriranno per la consapevolezza di essere considerati indegni perfino di vedere la gloria posseduta dai beati. Infatti, noi nella parabola sempre del ricco pulone vediamo che il ricco pulone vide da lontano Lazzaro, che era quel povero che lui non aveva aiutato, e Abramo, li vide da lontano. Quindi, prima del giudizio universale, i dannati vedono da lontano la gloria dei beati, non la vedono nella sua essenza, ma vedono che essi vivono in una felicità inestimabile, mentre loro sono nella disperazione. È possibile che l'inferno sia vuoto? Questa è un'altra trovata bizzarra, bislacca, sciocca, stupida di teologi, quelli che seguono la loro teologia pomposa, ecco, i modernisti, per i quali è inconcepibile già l'idea stessa dell'inferno. Cioè, per loro è tutto bello, ecco, evviva, siamo tutti salvi, non ci, i nostri peccati sono stati già tutti perdonati e quindi non ci sono problemi. E allora qualche teologo se ne viene fuori con l'idea che sì, vabbè, l'inferno esiste, non possiamo negarlo, perché negare l'esistenza dell'inferno significa essere al di fuori della fede cattolica. Però ecco la trovata geniale, l'ideona, come si dice oggi, l'inferno è vuoto. Quindi alcuni nella storia della Chiesa hanno affermato che l'inferno è vuoto perché la misericordia di Dio salva tutti. Ma questo va contro la fede, perché nel Vangelo sta scritto: via lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno preparato per il diavolo e per i suoi angeli. E va anche contro la ragione, perché come i beati permangono eternamente nella loro beatitudine, allo stesso modo le anime dannate ricevono un castigo che è eterno. Entrambe le condizioni sono eterne. Negarne una significa negare anche l'altra. Fu soprattutto uno scrittore dei primi secoli che si chiamava Origene a dire che sì, l'inferno, ma poi Dio avrebbe attraverso una sua idea cervellotica che lui chiamava l'apocatastasi, ecco, Dio alla fine avrebbe recuperato tutto. E quindi, ma questo è assurdo, perché appunto, come i beati permangono per tutta l'eternità nella loro beatitudine, così anche i dannati. Negare una eternità significa negare anche l'altra. L'inferno è un luogo, sì, l'inferno è un luogo, come ci viene indicato dalle stesse parole di Gesù nella grande scena del giudizio universale. L'inferno è un luogo, come è un luogo il purgatorio, come è un luogo il paradiso. Ve lo dicevo sabato scorso, come Dio è in cielo, in terra e in ogni luogo, così la creatura non può separarsi mai dal tempo e dal luogo. Tempo e luogo sono condizioni dalle quali nessuna creatura può mai separarsi. Ecco, dove si trova l'inferno? È ragionevole pensare che l'inferno sia sottoterra, perché avendo le anime dei dannati peccato per amore della carne, è giusto che venga loro attribuito quello che si suole riservare alla carne, cioè il seppellimento sottoterra. E poi, come il luogo conveniente per la felicità degli eletti è il cielo, così il luogo adatto per le sofferenze dei dannati è quello più basso della terra. Si tenga conto che oltre allo spazio fisico esiste uno spazio metafisico nel quale si collocano le nature spirituali create da Dio, cioè gli angeli e le anime umane separate dal corpo. Come vi dicevo, luogo e tempo sono condizioni fisiche e metafisiche dalle quali nessuna creatura si può separare.
sono molti coloro che si dannano. Rispondere a questa domanda è difficile. Secondo la testimonianza di alcuni mistici che hanno il dono divino di una maggiore conoscenza dei misteri ultraterreni, le anime che si dannano sono circa il 10%. Ma questa, ripeto, è un'opinione di alcuni. Anche se la proporzione è bassa, il numero è però spaventosamente alto e questo deve ravvivare il nostro fervore e la nostra preghiera per la conversione dei peccatori, come disse la Madonna a Fatima: pregate e sacrificatevi per i peccatori. Se è vera questa proporzione, pensate che ogni giorno muoiono nel mondo circa 400.000 persone. Il 10% di 400.000 sono 40.000. Quindi, secondo questa opinione, ogni giorno 40.000 anime cadono nell'inferno. In 10 giorni sono 400.000. In 100 giorni sono 4 milioni. In 300 giorni, che è l'anno, 365 giorni, sono 12 milioni. Ecco, quando i pastorelli di Fatima videro una pioggia, e la Madonna disse: ogni goccia di questa pioggia è un'anima che cade nell'inferno. È veramente raccapricciante pensare per quante anime il Signore si è sacrificato ed è morto in vano. È terribile questo. E comprendiamo anche il dolore di Gesù nell'orto degli ulivi. Gesù nell'orto degli ulivi, quando prega il Padre, dice: Padre, se è possibile, passi da me questo calice. Noi pensiamo che il Signore volesse allontanare la passione, che Gesù avesse paura della morte. È possibile questo, ma secondo alcuni mistici, Gesù nell'orto degli ulivi vide questi milioni di anime per i quali lui sarebbe morto inutilmente. Ora, noi sappiamo che noi siamo capaci di affrontare qualsiasi sofferenza se sappiamo che quella sofferenza è utile. Ma sapere che una sofferenza è inutile, non servirà a nulla, è un qualcosa di terribile. Ecco, il Signore nell'orto degli ulivi vide tutta questa umanità per la quale il suo sacrificio sarebbe stato vano. Ecco, quali sono i peccati che fanno precipitare più anime nell'inferno? Questa è una domanda interessante. Tutti i peccati mortali, di qualunque genere, ci rendono meritevoli dell'inferno. Ma ce ne sono alcuni particolarmente temibili. Primo, i peccati facili a commettersi, e quindi i disordini sessuali: omosessualità, adulterio, fornicazione, masturbazione, pornografia, esposizione del proprio corpo. Essi degradano l'anima, che sprofonda in ciò che è infimo, e sono appunto i più facili a commettersi a causa della loro connaturalità. Tuttavia l'anima, il più delle volte, non vi aderisce a causa della loro immondezza, e infatti ne prova disgusto dopo averli commessi. Per questo motivo, proprio perché sono i più facili a essere commessi, se c'è il pentimento, sono anche i più facili a essere perdonati. Secondo, i peccati di difficile individuazione. Quali sono i peccati di difficile individuazione? Sono i peccati che causiamo negli altri e che quindi non vediamo, perché bene o male noi sappiamo quali peccati abbiamo commesso, ma i peccati che facciamo commettere agli altri, quelli non li conosciamo, non li possiamo vedere con chiarezza. Se un genitore, per esempio, non educa cristianamente i figli, sarà responsabile dei loro peccati. Voi
voi ricordate nella grande scena del giudizio universale, quando dicono: Signore, ma quando mai noi ti abbiamo dato da mangiare? Quando mai ti abbiamo dato da bere? E Gesù dice: ogni volta che avete fatto, l'avete fatto a me. C'è questo quando mai che, su cui non riflettiamo mai. Signore, ma quando mai noi non ti abbiamo dato da mangiare? Quando mai noi non ti abbiamo dato da bere? I peccati che causiamo negli altri. Mi spiego con un esempio banale. Se io ti compro la benzina perché tu possa andare a svolgere il tuo apostolato, non hai i soldi per comprare la benzina, io dico: te la pago io la benzina. Con quella benzina vai a svolgere l'apostolato. Tutte le anime che salverai con il tuo apostolato, Dio li metterà sul mio conto. E allora il Signore mi dirà: tu hai fatto questo apostolato, Signore, ma quando mai io ho fatto questo? Perché tu hai causato il bene. Perché non esiste soltanto, questo ce lo insegna la metafisica, non esiste soltanto l'effetto, ma esiste la causa. Ora, come noi possiamo essere causa di male per gli altri, così possiamo essere causa di bene. Ma in entrambi i casi noi non ne abbiamo piena consapevolezza. Ecco perché nella grande scena del giudizio universale i beati dicono: Signore, ma quando mai noi abbiamo fatto questo? E i dannati: Signore, ma quando mai? Quando mai? Ecco, i peccati di difficile individuazione. Se un genitore non educa, vi dicevo, cristianamente i figli, sarà responsabile dei loro peccati. Se un pastore della Santa Chiesa non dà il cibo spirituale buono alle anime, dovrà rispondere dei peccati che ne derivano. E così tutti i propagatori di ideologie e false dottrine, che non vedranno il cielo, non lo vedranno, perché causano il male negli altri. La terza categoria di peccati che fanno più precipitare nell'inferno sono i peccati di presunzione. Uno dei peccati contro lo Spirito Santo è la presunzione di salvarsi senza merito. È la vana fiducia nella misericordia di Dio. La vana fiducia. Già il Concilio di Trento, che si concluse nel 1563, già ve ne ho parlato qualche altra volta, emise una dichiarazione contro la fiducia vana degli eretici. E il Concilio di Trento insegna che i peccati vengono rimessi dalla misericordia di Dio per i meriti di Cristo, ma quando non c'è il pentimento, parlare di misericordia significa presumere e prendersi in gioco di Dio. Ecco, quando uno ha questo atteggiamento: alleluia, siamo tutti salvi, Cristo è morto per i nostri peccati, ogni uomo è mio fratello, che bello! Quando c'è questo atteggiamento interiore, guardate che uno cammina sopra l'inferno, come su una lastra di ghiaccio, perché Dio è buono, ma nessuno può prendersi gioco di Lui, nessuno può mettersi Dio in tasca. Nessuno può presumere quello che Dio farà nei nostri confronti. Se io penso al giudizio di Dio nella mia vita, se ogni uomo pensa al giudizio di Dio, deve dire: Signore, io ho meritato l'inferno, poi mi affido alla tua misericordia. Ma la misericordia di cui tanto si parla non può essere oggetto di una presunzione, perché questo va contro la teologia, contro la fede, contro la ragione, contro tutto. L'ultima domanda: per cadere nell'inferno è necessario avere il rifiuto esplicito di Dio? Cioè, io faccio un peccato mortale, dico: vabbè, ma io non è che volevo offendere Dio, sono caduto nella fornicazione, ho bestemmiato, ho fatto questo, ma io non volevo offendere Dio. Ecco, alcuni hanno affermato che il peccato mortale sussiste solo quando si rifiuta esplicitamente Dio. Ma questo è falso.
Il peccato mortale non si identifica col rifiuto cosciente ed esplicito di Dio, ma si compie ogni volta che l'uomo trasgredisce i suoi comandamenti. E anche se cade per debolezza, è comunque una debolezza tragica, perché se muore col peccato mortale nell'anima, si cade nell'inferno. Ecco, io voglio concludere, cari amici, con due domande che vorrei che risuonassero, che rimbombassero dentro la nostra mente. Quante volte abbiamo meritato l'inferno? Quante volte Dio ci ha salvati? Seguiamo il consiglio di Sant'Agostino, il quale diceva che nell'inferno dobbiamo scenderci da vivi, ora, per non caderci poi dopo la morte. Cari amici di Radio Domina Nostra, io vi saluto con affetto e vi auguro che questa notte possiate non dormire. Vi auguro che questo pensiero possa accompagnarci, perché è un pensiero salutare. Ecco, Gesù Cristo, il Figlio di Dio, il Verbo eterno del Padre, è disceso dal cielo per venirci a salvare, non dall'egoismo, non dalla tenebra, non da tante altre stupidaggini. Dio si è fatto uomo per salvarci da questa realtà, e che il suo sacrificio, Gesù vittima di espiazione, che il suo sacrificio non sia vano per noi. Sabato prossimo continueremo con le catechesi. Con padre Alessandro non abbiamo ancora concordato l'argomento di sabato prossimo, ma penso che potremmo parlare, visto che abbiamo parlato in questi sabati della realtà ultraterrena, paradiso, purgatorio, inferno, io vorrei parlare sabato prossimo dell'anima umana. Che cosa è l'anima? E allora vi saluto con affetto, vi auguro ogni bene, vi mando la mia benedizione, vi saluto con il saluto dei cristiani, sia lodato Gesù Cristo. Amen.